8 atti di indirizzo per disegnare il bilancio 2013 e quelli diramati dal sindaco di Agrigento Marco Zambuto ai dirigenti comunali in vista appunto della preparazione e presentazione del nuovo documento contabile finanziario che dovrà essere approvato non più entro fine mese ma a 30 settembre prossimo per via dell'ulteriore proroga concessa dallo Stato. Disposizioni tutte con un unico comune denominatore, la riduzione delle spese, a cominciare da quella per i consumi energetici che determinano, sottolinea Zambuto, con riferimento solamente allo elettriche, un costo annuo di circa 2.500.000 euro. Zambuto ha dato disposizione di regolamentare i comportamenti da adottare per il risparmio energetico in ufficio, predisponendo un apposito manuale analogamente a quello adottato dalla Regione per i propri uffici. Disposizioni anche per quanto riguarda i consumi della pubblica illuminazione, per i quali il sindaco ha invitato il dirigente competente ad una seria programmazione. Stesso discorso per le utenze telefoniche che ammontano a 400.000 euro annui. Anche in questo caso Zambuto ha chiesto una riduzione dei consumi, disponendo che tutte le chiamate in entrate, soprattutto in uscita, urbane ed interurbane, verso telefonia mobile, debbano transitare per il centralino. Sempre in tema di contrazione delle spese sono state diramate poi tre disposizioni che concernono i locali. Per quelli destinati alle scuole si chiede una verifica dell'ottimale utilizzo delle loro sedi, sia in locali di proprietà comunale, sia in immobili condotti in locazione. Una seconda disposizione riguarda poi l'elaborazione di una proposta di revisione complessiva delle concessioni in uso a terzi dei locali di proprietà comunale. Infine, un'apposita direttiva concerne la verifica dei locali utilizzati dagli uffici giudiziari, sia quelli di proprietà comunale che quelli in locazione. Altri tre atti di indirizzo concernono la possibilità di incrementare le entrate attraverso l'istituzione da parte del Consiglio Comunale di ticket per la sosta dei bus turistici che giungono in città, il recupero degli oneri derivanti dal rilascio di concessione edilizia in sanatoria ed una ricognizione del contenzioso in corso per il recupero dei crediti. Vengono proposti solo dal tecnico. Vorremmo che l'amministrazione prendesse